la cosa della reazione di Salvini mi ha colpito, e oltretutto io penso che Salvini non sia persona che reagisce istintivamente, credo che lo faccia con una certa razionalità. E significa che la Lega apre un grande scontro culturale nel Paese. C'è una presenza della Chiesa che in questo momento, anche con certi sbandamenti che ha la sinistra, presidia valori essenziali di solidarietà, di diritti umani, e questo Papa è un grande rivoluzionario perché a queste cose ci richiama, e questo attacco, questa risposta che porta Salvini contro il Santo Padre è una battaglia per l'egemonia. Si vuole mettere all'indice un presidio culturale di solidarietà e di fraternità come il Santo Padre in questo momento sta esprimendo, perché battendo questo presidio culturale si accresce l'egemonia politica e culturale sul Paese. È una cosa di alto profilo, io penso proprio tutto il contrario. Noi abbiamo in questo Paese, grazie a Dio, una presenza di cattolici impegnati nel volontariato che fanno molto per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi nella mia regione e credo da tante altre parti. E poi abbiamo una Chiesa, un Santo Padre che per chi crede e per chi non crede, io non sono credente, può rappresentare un punto di riferimento per costruire una nuova filosofia sociale. La politica ha bisogno di costruire una nuova filosofia sociale. Alla filosofia della chiusura, dei muri, alla filosofia delle contrapposizioni, si può in questo mondo complicato, il Papa ci dice abbiamo la terza guerra mondiale dove ci sono 60 milioni di profughi, ragionare in termini di costruzione di un mondo di accoglienza, di diritti, di benessere. Io vorrei dire a tanti italiani anche di condizioni umili, ai ceti deboli che possono essere attratti da questa filosofia, che se facciamo regressi, se andiamo indietro sul piano dei diritti e sul piano della fraternità, della solidarietà, oggi può toccare a quel morto di fame che sfugge da una condizione di guerra e domani sta già toccando, può toccare anche ceti deboli che stanno nel nostro Paese. Io credo che ormai non sfuggiamo ad una dimensione mondiale. A questa dimensione il Papa ci richiama e io trovo che il suo alto magistero deve funzionare da riferimento per tutta la politica. Attendo con interesse e correrò in libreria a comprare appunto la nuova enciclica che parla di queste cose. Io devo andare in pubblicità, però siccome parlavo di perle, vi vorrei far vedere prima di andare in pubblicità le altre perle di ieri, perché c'era questo... diciamo un messaggio di cui pure sentivamo l'esigenza di Grillo, e quello era a proposito di Marino, no? Delle dimissioni di Marino. Ceppini che sorride. Eccolo qua. Prima che Roma venga sommersa dai topi, dalla spazzatura e dai campi dei clandestini gestiti dalla mafia, questa è già la correzione. Vediamo la prima. Io non vorrei che andando in un ospedale, ad esempio, come è capitato a me in questi giorni, perché c'ho mio padre, passando da un reparto di vecchi, di persone che hanno bisogno di assistenza continua, si facesse un tweet analogo. Questo è gravissimo. Queste cose dividono, fanno venire meno i sentimenti buoni, positivi. Ma guardi, questo che già è gravissimo è già diverso da quello che era. È stato cambiato, perché quello che era, eccolo qua, questo era l'originale, elezioni per Roma il prima possibile. Quindi prima che la città che venga sommersa da ospedale, topi, spazzature dove stanno e clandestini, persone anziane, si cominci un giorno a scrivere, bisogna liberare gli ospedali dai topi, no, dalla spazzatura e dalle persone anziane, che è così la cultura che voi state iniettando, è questa. Allora, se vogliamo la sgabbia non si prende sui treni.